comitato organizzatore di Festival Letteratura, ringraziamo la cucina per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Gigi Riva. Per ascoltare... questi e gli altri eventi della 21ª edizione di Festival Letteratura, visitare il sito archivio.festivalletteratura.it da gennaio 2018. Vi ricordiamo gentilmente di spegnere i cellulari e vi segnaliamo che le uscite di sicurezza sono alla vostra destra e alla vostra sinistra. Grazie, grazie a tutti. Beh, mi scorre sempre d'obbligo all'inizio di ogni cosa che faccio scusarmi per quelli che hanno pensato di venire e di trovare Gigi Riva, mi sembra abbastanza inevitabile, tanto più che mentre prima non avevo nessuna colpa di avere lo stesso nome suo, perché non fui partito quando lui non era un grande calciatore, adesso ho la colpa di aver scritto un libro di calcio, quindi forse me la sono cercata poi questa omonimia che mi accompagna da tutta la vita, felicemente, perché lui è stato un elemento unificante e non divisivo di questo paese, forse uno dei pochi. E quindi mi scuso con chi pensava di trovare Gigi Riva, anche peraltro il mio albergatore di Mantova pensava di trovare, mi ha chiesto un autografo, ho dovuto spiegargli che non ero lui e insomma sì, un po' deluso lo era, pazienza. Comunque, allora, Invasioni di campo si chiama l'incontro di questa sera, perché dopo che l'anno scorso ho scritto questo libro che si chiama L'ultimo rigore di Farouk, che narra la dissoluzione della Jugoslavia vista attraverso la dissoluzione della sua squadra di calcio, quel rigore fatale a cui quasi tutti nei Balcani attribuiscono, sbagliando, ma le leggende popolari vanno conservate per care e tenute in considerazione la causa scatenante della guerra, cioè il fatto che la Jugoslavia non avesse vinto quel mondiale e a causa di questo rigore sbagliato qualcuno pensò che se invece che un successo avrebbe potuto invece allontanare, quantomeno allontanare se non addirittura impedire la guerra, perché un rigurgito jugoslavista di bandiere che festeggiavano questo successo nel calcio avrebbe potuto appunto essere il placebo che emendava ogni male. E con gli organizzatori del festival è venuta l'idea che quella è una storia che racconta il rapporto, gli intrecci perversi, qualche volta positivi, molto più spesso negativi, tra lo sport e la politica. E io che mi sono sempre occupato di politica estera, ma che ho in realtà una grande passione per lo sport, l'ho sempre avuta anche se non l'ho mai esercitata nella mia professione principale, ho visto che nel mio archivio mentale ce n'erano moltissimi di questi episodi e qualcuno ve lo racconto questa sera. Partendo e prendendo le mosse da Farouk, da un episodio che mi succede a Belgrado, perché io sono a Belgrado, mi sto facendo le indagini per il mio libro, dovevo consultare gli archivi di quegli anni, cosa scrivevano i giornali serbi in quel periodo, e il bibliotecario della Biblioteca Nazionale di Belgrado mi avvicina e mi dice: ma perché lei cerca tutti questi articoli che riguardano l'anno di quel mondiale, Farouk Hadžibejdžić, la scuola di calcio? Allora gli racconto grosso modo quello che stavo facendo e lui mi risponde: sì, certo, quella è stata una partita storica, ma ce ne fu una ancora più storica, una ancora più storica di quella che si pensa sia abbia contribuito a far scoppiare la guerra. Sì, è una partita del 1952. Siamo alle Olimpiadi di Helsinki e la partita è Unione Sovietica-Jugoslavia. Ora, bisogna fare alcune premesse per arrivare a raccontare questa partita. La prima delle quali riguarda il nome di chi era al potere in quel momento in Unione Sovietica e in Jugoslavia. Da una parte c'era Stalin e dall'altra c'era Tito. Stalin e Tito 4 anni prima avevano rotto i rapporti all'interno del Comintern. Tito era stato accusato da Stalin di essere un trotskista, cioè
di avere la stessa linea dell'uomo che lui aveva prima esiliato e poi avrebbe fatto uccidere da un picconatore in Messico, di essere in Jugoslavia dal suo punto di vista pullulava di agenti segreti dell'Occidente che mettevano in discussione tutti gli stati dell'Est Europa, e compreso la Russia, e mettevano in pericolo la loro sopravvivenza, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché Tito si era immaginato di non solo di riunire tutti gli slavi in uno stato, quella che era la seconda Jugoslavia, ma di creare addirittura una federazione balcanica, di essere un polo d'attrazione per la Bulgaria piuttosto che per l'Albania, che stava in realtà prendendo una deriva maoista. Quindi loro due rompono i rapporti. Tito però se ne preoccupa un po' subito di questo rapporto rotto, anche perché quello era un gigante e lui aveva vinto la guerra partigiana, ma stava in un paese che in realtà aveva dei grossi problemi se avesse dovuto affrontare una guerra con un tale nemico. Tanto che chiamò i suoi generali e gli fece una domanda semplice: ma nel caso la Russia decidesse di invaderci, quanto tempo impiegherebbero per arrivare a Belgrado? La risposta dei generali fu 12 ore, cioè in 12 ore potrebbero arrivare qui. E da lì cominciò la sua politica della difesa territoriale totale, per cui in Jugoslavia si studiava come impugnare un'arma e come usarla già dalla prima elementare. Quindi questi erano i rapporti tra di loro. C'è qualcosa in più che precede questa partita. Stalin e in generale tutto il mondo sovietico all'inizio vedeva di malocchio il calcio, lo sport in generale, era un'espressione borghese, era... e soprattutto non volevano competere nelle gare internazionali dove erano rappresentati appunto dei borghesi, delle nazioni borghesi. Però lentamente si rende conto che lo sport è uno straordinario veicolo di propaganda delle masse, tanto per usare dei termini che erano in voga allora e oggi un po' meno. Si rende conto che alle partite del CSKA di Mosca, piuttosto che della squadra di San Pietroburgo, eccetera, c'erano 80.000 spettatori, 100.000 spettatori, e capisce lui, come contemporaneamente poco prima lo aveva capito per esempio Mussolini, i mondiali del 34 e del 38 in Italia furono, quella vittoria furono la glorificazione del regime, comincia a investire nello sport, comincia a pensare che il riscatto dell'uomo nuovo sovietico anche davanti alle potenze borghesi dell'Occidente poteva passare attraverso il primato nello sport. Vincere nello sport dava l'idea che l'Unione Sovietica era un paese forte ed era più forte del blocco che contrapponeva quello che comprendeva gli Stati Uniti, una fetta dell'Europa. A quel punto si avvicinano le Olimpiadi di Helsinki nel 1952. Sono delle Olimpiadi importanti, arrivano poco dopo la guerra e lui decide, Stalin decide che il calcio deve portare a Mosca la medaglia d'oro. Come fare per portare a Mosca la medaglia d'oro se il calcio non era stato molto valutato fino a quel punto dal regime, non erano stati fatti degli investimenti, naturalmente gli atleti erano tutti dei dilettanti. Ora, sì, intanto partono dall'allenatore e prendono un tale Boris Arkadiev. Boris Arkadiev è un personaggio che era andato a studiare calcio in Spagna prima di tornare in Unione Sovietica, che conosceva le tecniche del gioco e che poteva essere in grado di allestire una formazione nazionale che portasse gloria al Soviet, che portasse gloria a Stalin. Lui comincia questo lavoro con questa squadra che deve vincere assolutamente queste Olimpiadi. Ma pensate un po', Stalin aveva una tale paura di fare una figuraccia con una squadra, perché una sconfitta nel calcio sarebbe stata deleteria per l'immagine sua e del Soviet, che questa squadra fa una serie di partite amichevoli in incognito, cioè li manda a giocare senza la maglia per vedere se sarebbero stati in grado di vincere quella competizione.
In una di queste partite in incognito, questi atleti, questi calciatori sovietici battono addirittura l'Ungheria di Puskas, che era considerata all'epoca la squadra più forte del mondo. E quindi questo fa molto bene all'orgoglio nazionale. Lui è convinto che a quel punto vinceranno, hanno un centravanti straordinario, anche se avanti con l'età, che si chiama Bobrov, era il loro mito, un portiere che si chiama Ivanov, che è considerato, in Russia il ruolo del portiere è sempre stato considerato un ruolo mitico, forse addirittura più di quello degli attaccanti, tanto che dopo Ivanov arriverà un portiere che diventerà mitico della storia del calcio, Yashin, l'unico a vincere il pallone d'oro. E questa squadra dunque va alle Olimpiadi, però succede qualcosa poco prima, che l'allenatore, i calciatori e i dirigenti della squadra di calcio vengono chiamati al Cremlino e vengono invitati a firmare una lettera in cui si impegnano a vincere il campionato, a vincere le Olimpiadi. Allora vi potete immaginare lo sconcerto. Gianni Brera avrebbe detto a Stalin: presidente, la palla è rotonda, non sappiamo come può andare a finire. I calciatori, con un atto di orgoglio che in quell'epoca poteva costare anche molto, si rifiutano di firmare quella lettera e partono per questa spedizione. Il calendario delle partite prevede al primo turno una partita che è Unione Sovietica-Bulgaria. E sui giornali sovietici si comincia a dire: ecco, vedete, l'Occidente vuole mettere popoli fratelli l'uno contro l'altro perché sono sorteggi manipolati, eccetera, eccetera. Sta di fatto che questa partita si gioca, l'Unione Sovietica la vince per 2-1 dopo i tempi supplementari, e i calciatori diranno dopo, quando Stalin sarà morto e quindi potevano permettersi di dire qualcosa contro quello che si chiamava, ve lo ricorderete, il piccolo padre, no? Diranno: noi avevamo una tale paura di fare degli errori in campo che non avevamo le gambe completamente rattrappite, non riuscivamo nemmeno a correre, proprio perché avevamo l'eco e il peso della responsabilità che ci avevano messo addosso. La Jugoslavia, nella prima partita di questo campionato, affronta l'India e vince 10-1. La seconda partita è Unione Sovietica-Jugoslavia. La prima cosa che fa Stalin è che manda un telegramma all'ambasciata di Finlandia, dove dice testualmente in questo telegramma: ricordate ai calciatori che questa non è una partita di calcio. Vi potete immaginare il peso che stava sulla testa di questi ragazzi. Dall'altra parte c'è la Jugoslavia. La Jugoslavia è una squadra forte, non si pensa che possa vincere il campionato, però gioca con, diciamo così, con più leggerezza. Tito non ha la mania di dover per forza vincere le Olimpiadi nel calcio. Attenzione, adesso il calcio nelle Olimpiadi è uno sport minore, ma all'epoca ci giocavano delle squadre molto importanti. Non erano ammessi i professionisti, ma soprattutto le squadre dei paesi, tipo i paesi dell'est, dove c'era il dilettantismo di Stato, mandavano naturalmente la formazione migliore. In quella Jugoslavia compare per la prima volta in nazionale un signore di cui molti di voi probabilmente hanno sentito parlare, si chiama Vujadin Boskov, l'allenatore della... Tant'è vero che ci sono alcune volte che Boskov in qualche intervista dice: io sono riuscito a sconfiggere Stalin. Lui è quello, ve lo ricordate, no? Delle battute: Gulli si muove come cervo che esce di foresta, piuttosto che rigore quando arbitro fischia, che avrebbe potuto far parte del gruppo di Catalano e Arbore, no? Quando facevano Quelli della Notte, un programma mitico per tutti noi. Boskov era un buon giocatore del centrocampo, aveva anche lì in attacco, c'era un buon calciatore che si chiama Bobek, avevano un buon portiere che si chiamava Beara, che poi diventerà leggendario nei Balcani, eccetera. Insomma, si va in campo. 20 luglio 1952, Tampere, Finlandia. Stalin e Tito, per interposti giocatori, giocano il loro scontro. Primo tempo, pronti via,
1-0 Jugoslavia. E i russi sono così costernati che devono cercare di rimediare, si buttano all'attacco, cercano di pareggiare, hanno sulla testa l'idea che quello gli manda un altro telegramma, chissà cosa succederà dopo. Poco dopo 2-0 Jugoslavia. Insomma, ve la faccio breve, fine del primo tempo, 3-0 Jugoslavia. Vanno negli spogliatoi e gli atleti sovietici sono preoccupatissimi e si confidano. Attenzione, qui entra la leggenda. Finora vi ho raccontato tutte cose vere, qui entra la leggenda così come viene raccontata in Jugoslavia e poi riprenderò la storia per raccontarvi quella che sembra più la verità, ok? Leggenda vuole, ma è una leggenda diffusa come quella del rigore di Farouk, se non di più, nei Balcani, che a quel punto gli atleti sovietici entrando nello spogliatoio e vedendo gli jugoslavi gli dicono: ma vi rendete conto cosa state facendo? Ci state mandando nel gulag? Noi finiamo tutti nel gulag se voi davvero vincete questa partita. E sti ragazzi jugoslavi si guardano negli occhi, ci sono i loro dirigenti e accompagnatori e dicono: ci ha detto gli atleti russi che se perdono la partita vanno tutti nel gulag, cosa facciamo? L'intervallo dura un quarto d'ora, tornano in campo mentre un funzionario jugoslavo telefona, non esistevano naturalmente i cellulari nel 52, telefona a Tito. Tito si guardava tutte le partite, sia di calcio che di pallacanestro, parentesi, Boša Tanjević, allenatore di pallacanestro molto importante, ha allenato anche poi la nazionale italiana, mi ha raccontato che sarajevese, ha vinto con la squadra di Sarajevo, formata solo da ragazzi di Sarajevo, corrispettivo oggi dell'Eurolega, cioè la Coppa dei Campioni, diventando una figura mitica nel 1979, battendo in finale peraltro una squadra italiana, la squadra di Varese. Dopo che avevano vinto quella partita, lo ha chiamato il generale Badurina, che aveva visto la partita assieme a Tito, e gli dice: Boša Tanjević, guarda che il maresciallo Tito ha visto la partita e si complimenta con voi. E Tanjević, che è un ragazzo di 28 anni a quel punto, fa già l'allenatore, ma un ragazzo di 28 anni, gli dice: sarebbe bello se il presidente ci mandasse un telegramma, lo potremmo incorniciare e mettere nelle nostre case come ricordo di tutta una vita. E Tito fa rispondere attraverso Badurina: no, non vi mando il telegramma, perché qualche giorno fa la squadra di Belgrado femminile ha vinto la Coppa dei Campioni e non l'ho fatto. E la conclusione di Tanjević, a me raccontata, fu: dicono che era stupido Tito negli ultimi anni della sua vita, era il 79, è morto nell'80, pensa un po' quanto era stupido. Comunque questa è la parentesi chiusa, e torniamo a noi. Arriva il messaggio a Tito, i calciatori dicono che i russi vanno nei gulag, nei campi di concentramento in Siberia, se perdono questa partita. E rimbalza una telefonata allora da Belgrado a Tampere, a qualcuno che sta all'ambasciata, questo dell'ambasciata corre a dire: il maresciallo Tito ha detto perdere no, pareggiate. Sì. Pareggiato è un problema, perché nel frattempo è il 25esimo del secondo tempo e la partita sta 5-1. Quindi i calciatori in campo si chiedono come fanno a pareggiare, no? Però è arrivato l'ordine dal maresciallo, non è che anche il maresciallo non andava tanto per il sottile, a Goliotov c'erano gli stalinisti che erano stati tutti messi. L'isola Calva era un gulag che stava in Adriatico, molti dei cantieri di Monfalcone che erano andati inseguendo il sogno socialista jugoslavo ma erano filo Unione Sovietica, si trovavano lì, insomma anche lui aveva la mano un po' pesante. Sta di fatto che l'ordine era pareggiate e mancano 20 minuti alla fine. Quell'attaccante Bobrov che vi ho detto prima fa 3 gol. Mancano 29 secondi alla fine, siamo 5-4.
stanno quasi riuscendo nell'impresa di farsi raggiungere. Bella fatica, prendere 4 gol in un quarto d'ora, poi alla fine sarà. A 26 secondi dalla fine un calcio d'angolo, il terzino tira via la gamba e l'attaccante della Unione Sovietica fa il gol e sono 5-5. Hanno pareggiato finalmente. Vanno i supplementari, non succede più niente, la partita finisce 5 pari. All'epoca non esistevano i calci di rigore, quindi non può esserci un altro Farrucchi in questa storia, perché i calci di rigore non erano ancora previsti. La partita si sarebbe dovuta rigiocare 2 giorni dopo, il 22 di luglio del 1952. Stalin si precipita al telegrafo e manda un altro telegramma all'ambasciata e dice: signori, ricordate ai calciatori che devono vincere per l'orgoglio del loro piccolo padre e dell'Unione Sovietica. Non solo succede questo, succede una cosa in più, che dal Ministero dello Sport telefonano ad Arkadiev, a questo allenatore che era stato scelto per glorificare l'impero, per obbligarlo a far sostenere 2 allenamenti il giorno 21, perché il 22 dovevano affrontare questa partita. E così, mentre gli jugoslavi si riposano per 24 ore dopo aver giocato 90 minuti più 30 minuti di supplementari, i russi fanno 2 allenamenti pesantissimi il giorno 21. Il 22 la partita comincia bene per i russi, pronti via 1-0. In realtà poi la Jugoslavia rimonta e vince 3-1. Perché? Perché Tito ha detto: va bene, abbiamo fatti pareggiare una volta, però se dobbiamo rifarlo a questo punto vinciamo noi, no? Non è che gli abbiamo evitato il gulag, ha pareggiato una volta, forse si immaginava che nel gulag ci andavano ugualmente, ma insomma sta di fatto che la sera i calciatori tornano nel villaggio olimpico e vengono subito fatti rincasare. Passa l'estate e non succede niente. L'abbiamo scampata, non ci succede niente, tutte le minacce che ci avevano fatto, eccetera, eccetera. L'allenatore Arkadiev era anche allenatore della squadra dell'esercito, che all'epoca si chiamava CSDA, che poi si sarebbe chiamato CSKA, ed era una delle formazioni che faceva parte del campionato nazionale russo. Erano 15 squadre. Dimenticavo di dirvi che non solo l'avevano obbligato a fare 2 allenamenti, ma gli avevano anche fatto la formazione. L'avevano obbligato a far giocare un georgiano amico di Stalin al posto di un suo fedelissimo di centrocampo, che era una delle anime della squadra. Comunque, insomma, riprende il campionato, loro stanno aspettando il pullman che li deve portare allo stadio per giocare contro la Dinamo di Kiev, e il pullman non arriva, perché allora, non esistendo il professionismo, ma era il dilettantismo di Stato, i pullman statali portavano il calciatore alle partite. Il pullman non arriva e quando loro tornano a casa, dicendo non c'è il pullman che si porta allo stadio, scoprono che con un decreto presidenziale la squadra dell'allenatore Arkadiev è stata espulsa dal campionato. Quindi il campionato russo si gioca solo con 14 squadre anziché 15, quante erano con quella. Non so, la squadra viene sciolta, così come viene sciolta la brigata dell'esercito che aveva dato il maggior numero di calciatori a quella squadra. Fosse finita qui, non è finita qui, perché espulsione, giocatori che non possono più giocare, eccetera. Ma a gennaio si riunisce il Soviet Supremo assieme al Soviet dello Sport e un signore che si chiama Beria, ne avete vagamente sentito parlare, cioè il capo della polizia segreta, tra parentesi tifoso della Dinamo di Mosca, proprio perché la Dinamo di Mosca era la squadra di rappresentanza della polizia. In quasi tutti i paesi dell'Est le squadre erano l'emanazione di un potere, soprattutto di un potere militare. Insomma, e durante questa riunione viene messo sotto accusa l'allenatore Arkadiev. Beria si alza, legge un documento in cui viene accusato
che la sua tattica di gioco è contraria ai principi del mondo sovietico, non si capisce perché, quali siano i principi del mondo sovietico, che ha disonorato il paese avendo perso la partita con la Jugoslavia e naturalmente non avendo vinto la competizione, cioè le Olimpiadi, e seguiranno provvedimenti. Vi potete immaginare il povero Arcadia, perché il provvedimento più in voga e più usuale all'epoca era finire nel gulag. Il povero Arcadia passa, questo succede alla fine di gennaio del 53, il povero Arcadia passa in questa situazione di costernazione assoluta, naturalmente non può più allenare, non può più fare nulla, è un reprobo della nazione, e sta solo aspettando che un giorno qualcuno suoni il suo campanello, e tutte le volte che suona il campanello fa un salto sulla sedia, perché nel momento in cui arrivano si presentano due signori iconograficamente con il cappotto nero fino a terra, che lo prende e gli dice: signore, ci segua, è venuto il suo turno. Ma succede una cosa imprevedibile, che il 5 di marzo Stalin muore, e Beria, colui che ha agito, tifoso della Dinamo, che ha agito per mandarlo al Gulag, comincia a finire le liste di proscrizione. Lui a sua volta, sappiamo, Beria muore nel 53, non sappiamo, a dicembre del 53, forse addirittura ucciso durante una riunione del comitato centrale del PUS. Sta di fatto che Arkadiev si salva, non finisce nel Gulag, comincia la destabilizzazione dell'Unione Sovietica, e lui vince 6 campionati sovietici di fila. E questa è la prima storia che volevo raccontarvi.